E buongiorno a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo e scintillante video. Oggi parliamo nuovamente di lui, perché come avete visto nello scorso video, sì, ho comprato un MacBook Air M2. E qua la sua domanda sorge spontanea, ma perché ho comprato un MacBook Air M2 e non un MacBook Air M3 che è appena uscito? E poi soprattutto, perché ho preso la versione base? Ora ve lo spiego, e questo qua è soprattutto un video per non farmi rompere troppi coglioni dal mio miglior amico, che sicuramente nell'altro video mi avrà dato del coglione perché ho preso la versione base e l'M2, e soprattutto perché ho preso un Mac e non un computer Windows. Questo penso che sia il computer giusto per me, perché il MacBook Air M3 costa tanto. Parte da 1400-1500 euro, ora non mi ricordo bene, e soprattutto non ha tutta questa grande differenza dall'M2 di potenza, sono praticamente lì, anzi l'M3 sì, è più potenziato, però per quello che ci devo fare io, ovvero non video professionali da cinema, ma ci devo guardare video, ci devo montare dei video in 1080p o massimo 4K 33 frame per secondo fatti da un telefono, scrivere i video o scrivere altre cose per la scuola e poi l'anno prossimo per l'università, e quindi il computer M3 non mi serviva. Poi perché ho preso la versione 8 GB? Perché era scontata su Amazon, e perché la versione da 16 GB costava troppo, e poi perché mi sono fatto due conti, e per quello che devo fare io, che non sono video troppo professionali ma sono video normali, questo computer comunque dà una marcia in più rispetto al computer di mia mamma vecchio. Queste sono state le mie motivazioni, non mi giudicate troppo, se mi volete dare del coglione datemi pure del coglione, ma noi ci rivediamo in un prossimo video.